Buongiorno, benvenuti a tutti in questa splendida domenica mattina che ci ha portato questo meraviglioso sole. È un grandissimo piacere per me questa mattina poter presentare brevemente questo appuntamento un po' particolare. Innanzitutto ringrazio anche per la presenza il sindaco di Mendrisio, Carlo Croci. Lo ringrazio perché c'è un motivo particolare, perché grazie alla sua intercessione è ormai più di un anno che possiamo usufruire di quel magnifico pianoforte che è stato del grande maestro Arturo Benedetto Michelangeli e che si trova nella nostra sala e che è stato gentilmente concesso in usufrutto dall'associazione Mario Luzzi di Mendrisio, presieduta da Paolo Mendel. Tornando alla mattinata a questa mattina, su invito di Paolo Mendel abbiamo pensato di affiancare a una consueta matinée la presentazione di un libro che ci sta molto a cuore. Forse Luigi Quadranti può dire una parola, perché Puccini a noi sta a cuore, al di là del fatto che è un grandissimo compositore. Buongiorno a tutti. Io penso che una delle glorie di musica del Mendrisiotto fu aver partecipato alla salvaguardia della casa dove Giacomo, nel senso di Puccini, nel 1892 scrisse gran parte della Madonna. Si trovava vicino alla chiesa della casa. È stata salvata, era destinata ad essere abbattuta. Noi abbiamo partecipato a questo e per me questa fosse una delle più grandi glorie di musica del Mendrisiotto. Puccini, beh, non posso parlare di Puccini, è troppo. La Bohème è una cosa. Mia figlia, quando cominciava la Bohème, mi portava, e la figlia arrivava con un lenzuolo, come adesso. Grazie, Luigi. Questo è il motivo per cui siamo felici
che il nostro presidente, eccolo qua, Paolo Arata, il nostro presidente sia arrivato oggi da Milano, e quindi lo ringraziamo, perché avremo in questa sezione musica, avremo tante belle cose da fare per Mendrisio e per la nostra associazione. E poi noi dell'associazione Luzzi dobbiamo sicuramente ringraziare Claudio Ridi, musica del Mendrisiotto, per la sensibilità mostrata nell'accettare di organizzare questa giornata di ricordo del grande Arturo Benedetti Michelangeli in unione con il ricordo del sommo compositore italiano Giacomo Puccini. Di Puccini vi parlerà tra poco Oriano De Ranieri, autore del libro La religiosità in Puccini, e certamente avremo anche il piacere di ascoltare un saluto della nipote di Giacomo Puccini, la signora Simonetta Puccini, che ci onora con cortese disponibilità della sua presenza. Vale la pena ricordare quante volte scambiai opinioni su Giacomo Puccini con il maestro, trovandolo sempre concorde nell'apprezzamento sulla bellezza della musica del grande compositore. Prima delle quattro parole sul grande pianista, soprattutto per gli amici dell'associazione Luzzi, ma anche per gli altri presenti, tengo a dare due brevi notizie. La prima: martedì 28 maggio la nostra associazione ha avuto il privilegio di inaugurare in anteprima il nuovo museo del Duomo di Milano. Infatti, nella restaurata sala delle colonne abbiamo presentato il libro Sant'Agostino Blaise Pascal, La condizione umana, con interventi di Monsignor Gianantonio Borgonovo, impareggiabile biblista e nuovo arciprete del Duomo di Milano, Giovanni Reale, Carlo Carena, Armando Torno ed il sottoscritto. La seconda, un pochino più prosaica, ma ugualmente importante, è quella che il bilancio 2012 dell'associazione si chiude con un piccolo utile, e per questo sento il dovere di ringraziare chi ci ha sostenuto credendo nelle nostre iniziative. Mi riferisco al gruppo Interfida e alla banca Raiffeisen, che ringrazio a nome di tutto il comitato esecutivo. Il 12 giugno 1995 il maestro Arturo Benedetti Michelangeli ci lasciava, chiamato insistentemente dagli angeli del paradiso per partecipare al concerto di musica immortale. Gli fu messo a sua disposizione uno strumento finalmente all'altezza della sua ispirazione, liberato anche dalla necessità di avere vicino Tallone o Fabbrini come tecnici dell'accordatura. Spetta proprio ai massimi rappresentanti in terra di quello spirito infinito che dovrebbe irrorare tutta l'umanità e non sempre diviene visibile, fare intendere spiragli di infinito. Considerato che nel libro della Genesi è scritto che Dio creò l'uomo a sua immagine, ebbene sì, Arturo Benedetti Michelangeli, con la sua arte inarrivabile, rappresentava veramente l'immagine di Dio. Il grande direttore d'orchestra Sergio Celibidache diceva che il dominio della tastiera da parte di Benedetti Michelangeli era miracoloso. Ci ha lasciato in eredità la sua severità nel rispettare gli autori fino in fondo. Si pensi al suo quasi ossessivo impegno verso Debussy. Un esempio di ascetica essenzialità vissuta in ogni momento della giornata. Impegno, ascetica, essenzialità, che travalicavano abbondantemente gli
gli insulsi gossip che fin troppi gazzettieri hanno propalato qua e là durante la vita del maestro, incapaci di leggere musica, ottusi nell'orecchio, ignoranti di come si costruisce un pianoforte. La sonorità che percepiva il maestro era fuori totalmente dall'esperienza delle persone normali. Le sue note, i suoi lampi di suono, quali folgorazioni per noi comuni mortali. Non oggi voglio ricordare i mille momenti vissuti insieme al maestro, sempre con emozione e gioia, a volte addirittura spensierata. Rimandiamo tutto all'occasione del 20° della scomparsa. Termino con le parole di Armando Torro e con quelle di Fernando Pivano, che dimostrarono al maestro una vera predilezione. Ecco Torro. È difficile scrivere cose particolari quando si deve trattare con l'emozione, quando un uomo la evoca in noi attraverso la corsa delle sue mani sulla tastiera, con i suoni che ci ha lasciato, oppure semplicemente per un sorriso che ha concesso. Lo ripetiamo, è difficile. Ma è anche vero che i greci, quando ragionarono intorno all'essere sotto l'acropoli, si accorsero che se il tempo è destinato a ritornare, allora tutte le vite che viviamo o che vivremo le abbiamo eternamente vissute, e tutto ciò che facciamo o faremo lo abbiamo eternamente fatto. Se è così, un pianista, rifugiatosi a cura, suonerà eternamente per noi. E questo è Fernando Pivano. La sua realtà era Liszt, o forse era Chopin, o forse era Debussy. Chi lo sa qual era la sua realtà? Ciascuno aveva una sua realtà, una realtà di Arturo Benedetti Michelangelo, una realtà che scaturiva dagli occhi chiusi, che filtrava dal mistero dell'anima, che sgorgava dalle promesse del cuore. Forse erano queste le sue realtà, irreali come i sogni della sua anima, come piogge di stelle, come ombre azzurre di nuvole. Un artista così può vivere solo di sogni, può credere solo alla sua anima, può ascoltare solo il canto dei colibrì. Vi ringrazio e passo la parola e invito a darci un saluto alla signora Simonetta Puccini. Giorgio Iuon, che mi ha fatto conoscere la casa
sulla facciata c'era questo piccolo cartello, in questa casa abitò Puccini, però il destino era già segnato e io sono rimasta molto colpita e addolorata per questo fatto. Poi però, in seguito, con l'aiuto dell'Associazione Musica del 2018, dell'Associazione Ricerche Musicali della Svizzera Italiana e del Maestro Martino Cinque, pensiero, e la casa è stata salvata, è stato cambiato il piano regolatore e la casa è ancora lì. Abbiamo qui anche l'attuale proprietario che è socio dell'Associazione Amici delle Case di Giacomo Cucina. Le ultime pagine di conclusione del mio libro.
Ora non vorrei addentrarmi troppo, perché quando uno fa l'abbraccio poi è peggio ancora di un discorso già preparato. E vorrei dire lo scopo, ma l'ha già accennato anche la signora Puccini, lo scopo di questo libro, siccome avevo scritto altri due libri su Puccini e nelle ricerche degli altri due libri mi ero battuto in queste tracce di religiosità. Io non ho fatto altro che approfondirle. È un lavoro che avrà bisogno di ulteriori approfondimenti, però sono consapevole di aver tracciato una linea, diciamo, di critica su un aspetto ignorato o perlomeno messo un po' da parte. Solo il nostro amico lucchese Michele Bianchi aveva scritto sulla rivista di Lucca questi aspetti religiosi di Puccini, e spero che altri continuino su questa linea di scoprire in Puccini anche degli aspetti religiosi. Del resto, nella musica, al di là delle opere, La fanciulla del Oeste, che per me è l'opera più religiosa di Puccini, perché c'è la redenzione per tutti, diciamo, citando varie volte il Salmo 51, che dice la via della redenzione per tutti, e poi Suragenica, ma in tante altre opere c'è anche nella stessa Bohème, c'è questo sentimento religioso. E poi la musica, la bella musica, come il grande genio di Puccini ha scritto, ci avvicina a Dio, ecco. Non vorrei dire altro, perché ci sarebbero tante altre cose da dire, però in linea di massima ho spiegato lo scopo di questo libro, ecco, che poi è un'elaborazione, una tesi che ho fatto 2 anni fa in scienze religiose allo Stenone di Pisa. Ho approfondito questi aspetti e ho cercato di dare del grande genio di Giacomo Puccini un'immagine, diciamo, che era stata un pochettino messa in sordina. Ecco, tutto qui. Vi ringrazio e grazie per il mio intervento. Quando ho parlato dell'autorità comunale, parlando del sindaco, ho dimenticato un assessore comunale che è importante, l'assessore alle finanze, per Maria Candelari. È bene rispettarlo e celebrarlo. Sandra Ranizavljevic, che interpreterà un'aria all'aria di Giusetta quando è in moda, la poema, accompagnata dal pianista che sentiremo dopo, Pedro Valero. Thank you.
parla del concerto, c'era la parola Armando Torno che ci parlerà di Michelangelo e di Puccini. Buongiorno. Le nostre sensazioni, i nostri gesti,
il nostro corpo e le note, allo stesso modo dobbiamo immaginare che ogni musicista, ogni interprete ha una sua religiosità che sovente carica di dubbi, sovente carica di certezze, sovente vola in un certo argomento, sovente magari tace. Michelangeli ha avuto anche delle esperienze religiose lui stesso, aveva questa, diciamo così, questa predilezione per il mondo francescano, si sarebbe trovato benissimo con questo padre, probabilmente avrebbe fatto tanti concerti per lui, come li ha fatti per Paolo VI, come li ha fatti per altri. Ma Michelangelo aveva una religiosità che andava al di là di ogni possibile spiegazione, e in questo lo unisce la religiosità di Puccini, che non è spiegabile semplicemente con delle note, con una battuta, con l'estrema confessione che è importante. Puccini muore da cattolico, muore con i sacramenti, ma non è tanto questo che dobbiamo guardare, quanto il lascito che queste figure lasciano in noi, e ovviamente in noi continua a lavorare. Dico semplicemente una cosa del Cardinal Martini, che, con il quale ho avuto la fortuna e l'onore di lavorare per 3 anni, perché sono stato il curatore della pagina che apparve sul Corriere della Sera, quindi ogni settimana lo dovevo incontrare. Martini diceva che in noi c'è continuamente il germe dell'ateismo e il germe della fede, e questi due momenti sono quelli che ovviamente muovono la nostra vita. Guai se uno dei due tacesse, la fede diventa qualcosa di pigro, e guai se tacesse ovviamente l'aspetto invece dello slancio, perché a quel punto prenderebbe sopravvento lo scetticismo, il silenzio, la negazione. Ecco, questi due aspetti io li vedo perfettamente funzionanti in queste due figure che oggi abbiamo ricordato, così come li hanno perfettamente funzionanti tutte le grandi figure della storia della musica. Ho visto dei direttori d'orchestra davanti alla partitura del Don Giovanni dire: ma come faccio a interpretare questa parte? Ho passato un pomeriggio con Riccardo Muti davanti alla partitura del Don Giovanni e mi diceva: io posso soltanto far eseguire questa musica, ma non posso capirla. La può capire un filosofo, la può capire un teologo, aveva ragione. Che cosa c'è nel Don Giovanni? C'è un erotismo sfrenato oppure c'è qualcosa di più? Quando il filosofo Kierkegaard esaminò Don Giovanni, disse che nel momento cruciale dell'erotismo c'era la manifestazione di Dio. Ecco, la musica ha queste caratteristiche. Non dimentichiamoci, Paolo III Farnese cade in ginocchio di fronte alla Sistina. Noi cadiamo continuamente nelle nostre emozioni ogni volta che Puccini, ad esempio, ci offre qualcuna delle sue, diciamo così, costruzioni perfette, esemplari. Mi diceva Riccardo Chailly: io addirittura da maestro mi emoziono ogni volta nel finale di Turandot, a volte addirittura non trattengo le lacrime quando sento le trombe, quel giochetto che, diciamo così, è stato forse attivato in maniera geniale. Immediatamente, nonostante io sia davanti alla partitura, sono costretto quasi a versare alcune lacrime. E lo stesso quando si risentono le interpretazioni di Michelangelo, siamo costretti a emozionarci. Questa emozione che noi proviamo è la nostra dose di religiosità. Del resto la nostra anima, per definizione, per quante definizioni sono state di anima, è quella piccola parte a disposizione di Dio che noi abbiamo in un corpo che è a disposizione del mondo. E allora la religiosità va proprio lì, a turbare, a colpire, a bussare un po' la nostra anima. Allora, le grandi melodie di Puccini, le grandi interpretazioni di Michelangelo si abbracciano in questo momento che è l'anima, che è l'emozione, che è la musica e che semplicemente chiamiamo religiosità. Grazie. Thank you.
Thank you.
veramente un piacere per noi suonare in un posto tanto bello e di condividere la musica con voi. Oggi suoniamo una versione particolare di Liberia, il capolavoro di Ateni, compositore nazionalista con influenze diverse e che assomiglia pianisticamente a lui. È la versione a quattro mani che permette di rendere possibile la dimensione orchestrale di questa musica rica in piani sonori e contrasti. Il secondo libro è composto di tre tratti, Rondegna, Armenia e Triana, che presentano sempre i due aspetti fondamentali della musica spagnola influenzata dal folklore, la danza e il canto. Troviamo dunque sempre una parte ritmica e una parte lirica, cioè la coda focalizzata. Almeria e Rondegna sono scritte entrambi nel ritmo sudamericano di Guajira, Almeria in Guajira lenta e Rondegna in Guajira veloce. Almeria dipinge il paesaggio desertico, quasi lunare, marittimo e tranquillo di questa regione. Rondegna invece è gioiosa e attiva come la città di Ronda Nemonte. Triana è il nome del quartiere più famoso e popolare di Siviglia. Este puesto.
Thank you.
Grazie.